come stanno, non cambiare. Stessa Sulmona e stesse montagne. Perché lasciare capoluogo Peligno durante l'estate? Si domandano i sulmonesi. Un interrogativo che nasce dalla crisi economica, che abbatte programmi esagerati per le prossime vacanze estive e spinge i sulmonesi a riscoprire la bellezza della loro città. Guarda, stiamo in vacanza, guarda come stiamo bene. C'è una vacanza di che? A Sulmona, una vacanza Piazza Venti, la vorrebbero tutti quanti sta piazza, tutta l'Italia. Dunque possiamo dire che è come l'anno scorso, perché anche quest'anno i soldi non ci sono. La crisi economica va a limare i redditi e quindi non ci permette di scegliere quello che ci piace di fare. Casa le passo le vacanze, perché non ci stanno i soldi per fare le vacanze. I sulmonesi in ogni caso non si fanno scoraggiare dal momento difficile e cambiano il modo di fare vacanza. Diminuiscono i pernottamenti all'estero, le tradizionali vacanze al mare e le consuete settimane bianche. Cresce invece una domanda di turismo alternativo, non solo più breve, ma anche ecologico, responsabile, accessibile e a contatto con natura e paesaggio. Ma io in vacanza ci vado tutte le settimane, quindi non dico tutte, ma quasi. Facendo il ciclista, ogni domenica abbiamo qualche gran fondo, qualche riunione, qualche corsetta, quindi ne approfittiamo, andiamo 2 o 3 giorni prima e facciamo vacanza. E in montagna, a Villalago, dai parenti, bello al fresco. Queste le prime proiezioni delle vacanze estive dei sulmonesi. Avremo modo di confrontare tali dati non appena entreremo nel vivo della tanto implorata estate.